Cronache dal fronte, antilobotomizzazione. E niente, oggi siamo qui sul grande parcheggio anulare, la famosissima strada arteria circolo 8, chiamato come vi pare, che collega, dovrebbe collegare la capitale, perché tante volte cominci, cioè entri praticamente ad un'entrata, per arrivare all'uscita che ti serve sono finite, diciamo, le ferie. E infatti abbiamo anche delle proposte che stiamo avanzando. Vogliamo far montare dei, come si dicono, dei barbieri sulla corsia d'emergenza, perché uno si fa tanti i capelli, anche delle ricevitorie o anche dei bagni anche carini, no? Attrezzati, esposizioni potrebbero essere montate, no? E, anche perché tanto uno, anche delle saune, perché tanto uno, se poco poco c'ha l'aria condizionata, la sauna la fa macchina, almeno magari là se la fa bella sistemata, bella come si deve. Ricordando a tutti che noi siamo sempre quel paese che ha un primato nel mondo, credo, anzi senza il credo, non mi frega niente, di essere il paese più tassato dal prelievo fiscale. È un'accetta sulla testa di ogni italiano, sempre di quelli, diciamo, onesti che lavorano e hanno il domicilio fiscale, perché chiunque altro viene può fare come gli pare. E quindi miliardi di tasse da pagare per essere poi il paese che ci dà dei servizi vergognosi, dove appena arrivi alla stazione Termini c'è chi ti può taglieggiare per voli il resto dalle macchinette per fare il biglietto, dove c'è la sporcizia, il degrado, dove le strade sembrano i bombardamenti. Ma infatti l'altro giorno sembrano i bombardamenti, io credevo, ho letto un cartello: benvenuti a Sarajevo. C'è presente Sarajevo, no? Oppure tipo la sacca di Biaccio dopo i bombardamenti, no? Che c'era la guerra, quella del 90, mi sembra, una cosa. Ecco, sì, noi siamo a questo livello qui. E diciamo che, siccome poi questo è un'azione fatta dagli italioti nel 70% dei casi, perché non parliamo di tutti, ma della maggior parte, praticamente niente. Che cosa succede? Che tu puoi giudicare o comunque farti un'idea di quello che è il popolo italiota solo per come porta la macchina. Solamente per come porta la macchina già puoi capire che popolo potevano essere. Ah, e vi dico subito, non mi cominciate a me la storia, no, perché sai parlare contro il proprio paese, perché a me sta pantomima non attacca proprio con me, belli, perché abbiamo fatto e cercato di organizzare manifestazioni contro i parcheggiatori abusivi, contro lo spaccio di droga libero, contro il degrado dei quartieri, contro le buche, contro la prostituzione, contro la città pulita solamente perché viene in capo di Stato, contro un governo non eletto da nessuno, e siete rimasti sempre tutti a casa perché tirate fuori sto finto nazionalismo quando vi pare, quando invece il patriottismo non ce l'avete mai avuto. Perché dell'Italia non ve ne frega niente, questa è la verità. A meno che non ci stanno i mondiali, perché allora in quel caso tirate fuori i tricolori e tante volte li mettete pure al contrario. Quindi fate una cosa, religioso silenzio. E quindi, se tu vai su Raccordo, no, ma anche in altre strade di Roma, riesci a trovare quello di Roma, anche d'Italia, scusate, riesci a trovare quello che riesce a produrre questo popolo. Perché niente, non ce la fanno, non è, tu li devi seguire all'italiota, gli devi fare il tutorial. Proprio da quando fa colazione, capito? Cioè, gli devi dire: il biscotto non lo devi buttare sul tavolo, lo devi mettere dentro la tazza, perché loro niente. Allora, riescono a creare questa situazione qua. Cioè, non riescono a capire che se vuoi andare piano, facciamo a mo' di tutorial, vi aiutiamo, guarda. Se vuoi andare piano, te devi mettere a destra! Te devi mettere a destra! Te devi mettere a destra! Non è difficile, però niente, l'italiota piuttosto conosce tutti i nomi dei locali, piuttosto conosce tutti i posti dove fare shopping, piuttosto conosce tutti i nomi dei carciatori, ma capì una norma, diciamo, di convivenza un pochino più piacevole a livello civile, e questa qua non ci arriva. Poi tanti di questi soggetti tu li ritrovi, no? Lo sapete dove? Li ritrovi magari quando esci da una curva, praticamente su una strada a tre corsie, li trovi che stanno tipo a 60-70 all'ora, a 60-70 all'ora, che sembrano tipo dei fermi immagine. Praticamente sono dei fermi immagine loro. Sono dei fermi immagine e niente, tu finisci le marce, no? Perché praticamente non riesci più a capire che marcia di mettere, perché stai a meno uno, perché ovviamente manco un primo ormai riesci più a andare, perché su tre corsie riescono a andare a 60, ovviamente a sinistra. Allora,
Poi sono magari altri che tu arrivi, no? Magari gli fai i fari e niente, non si tolgono. Non c'è, no, cioè, proprio l'ignoranza dell'italiota è ostentata. Cioè, tu arrivi, magari non so, ti sei distratto, c'è cioè uno che vedi che sta venendo, insomma, sulla corsia di sorpasso, oppure su una strada normale dove devi sempre mantenere la destra, no? Allora, che cosa succede? Tu gli fai fari e niente, loro rimangono in mezzo. E tu tante volte, cioè, arrivi che c'è quasi esaurimento nervoso e alla fine, cioè, c'hanno anche ragione loro perché con le mani ti mandano a quel paese pure loro. Perché in Italia è un'umiliazione dire, scusa, sì, forse hai ragione, perché siccome so, c'hanno tutti la mentalità che sono tutti furbi, sono tutti sveglissimi, sono tutti gangster, tutti mafiosi, sono tutta gente che sono tutti, non hai capito... Poi che cosa succede? È che altro argomento difficile, ma proprio impossibile da capire, no? È che esistono, veramente, io non hanno fatto, cioè non è che il governo deve fare un annuncio, no? Per dire che esistono le frecce. Hai visto le frecce? Le frecce sono quelle, cioè se, non è che l'hanno montate tanto per, cioè l'hanno messe perché tu comunque devi far capire alla macchina che viene dopo qual è, che tra poco frenerai per girare, no? Non è difficile, non è difficile, niente. Io vorrei fare una stima di quanti mettono la freccia in Italia. E poi ci stanno anche i migliori di tutti, che sono quelli che veramente la freccia l'hanno messo mentre girano, quindi è come se non l'ha messa. Oppure ci stanno quelli che tu arrivi, freni perché stanno in mezzo, tipo a una velocità tipo delle formiche quando fanno il nido. A un certo punto gli fai tu arrivi fino lì e da quel momento in poi sembra che c'è lo start. Cominciano a andare a 140. Cominciano a correre, prima non si sa perché lì, cioè se vanno a 30 all'ora a sinistra ci vanno, poi arrivi tu e niente, tu non ci stanno che tu li puoi sorpassare, capito? Quindi prima andavi piano, non si sa che te frega se uno ti sorpassa, no? Andavi piano prima, va piano pure dopo. Vabbè, questo è una delle tante cose, ma d'altronde questo è un popolo, io lo ricordo, la maggior parte non... Io mi ricordo che c'erano tutte quelle forze che parlavano sempre della democrazia, i valori, la democrazia, la libertà di pensiero, è di qua e di là, ma a me mi risulta, no? Che noi abbiamo l'ennesimo governo non votato da nessuno, no? O mi sbaglio? Io non voglio dare ragione né a destra né a sinistra, perché insomma a me fanno uno più vomitare dell'altro, però voglio sapere una cosa, ma mi sembra che c'era, cioè, nei paesi democratici stanno le elezioni, o è una percezione mia? Allora io vorrei sapere, ma dove stanno queste masse oceaniche di gente che invadeva le piazze, no? Per la democrazia, la libertà, la libertà, la libertà! Ma uno, scusate, che va a far presidente del Consiglio ed è un prodotto di un partito che si chiama Partito Democratico, no? Democratico. Si chiama il Partito Democratico, però va al governo senza elezioni. Cioè, io veramente, questo è un paese che deve cambiare nome, si deve chiamare ipocrita. È tutto finto, è tutto finto. E poi, come al solito, ovviamente, lo Stato fa finta di entrare in campo per la sicurezza dei cittadini e ti riempie le strade di autovelox che tarati poi a velocità ridicole, che sono certi che controllano velocità 30-40 all'ora, no? E guarda caso, li mettono in punti dove la gente, diciamo, tendenzialmente accelera per fare le multe. Perché l'unico interesse dello Stato è quello di trovare ancora soldi da togliere ai cittadini. E oltretutto molti di questi autovelox non sono neanche in regola. Perché l'altro giorno l'abbiamo visto su via Palmiro Togliatti, dove c'era una pattuglia che non aveva il segnale di rilevamento, perché se si posizionano devono mettere il segnale di rilevamento che c'è lì l'autovelox e lo devono ripetere, mi sembra, ogni 150 metri, adesso nel dettaglio non me lo ricordo perfettamente, e questo non c'è. Però ovviamente agli italioti l'importante è andare in giro vestiti come vuole la massa, fai processioni fuori ai locali, le donne sono tutte dive, poi se ci fai un mezzo discorso, nella maggior parte dei casi più di superficialità non sanno parlare, le famiglie si stanno estinguendo. Però importante c'è la nazionale, dove poi ognuno può decidere che nazionalità vuole essere, quindi proprio un grande senso di patria. E niente, quindi, questo è il paese degli italioti, che tu giustamente puoi giudicare già solamente da come portano la macchina. Perché insomma, non riescono a capire neanche che se vogliono andare piano si devono mettere a destra. È molto facile. Mi raccomando, continuate così.
Ecco, qui stiamo traballando perché ovviamente siamo su strade totalmente bombardate. Però qual è il problema? L'importante è che ci stanno i centri commerciali. Cronache dal fronte antilobotomizzazione, accendi il cervello, spegni la TV.